Luca Vismara ha fatto presente a Marco Maddaloni le insinuazioni fatte da Soeil Sorge nei suoi confronti in un fuori onda. Ecco che cosa è successo all'Isola dei Famosi. Isola dei Famosi, lite tra Soeil e i pescatori. Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, Soeil Sorge ha ribadito il concetto espresso nei giorni precedenti. I due pescatori, Stefano Bettarini e Caspar Capparoni, non hanno voluto condividere il loro pesce con tutti i naufraghi. Bettarini e Capparoni hanno negato, anche se nei video mostrati nel daytime, pare che effettivamente ci sia stata una scelta su chi far mangiare il loro pescato e chi no. Il silenzio di Marco Maddaloni sulla vicenda, tuttavia, ha indispettito molto Soeil che, in un fuorionda, ha detto delle cose ben precise sul giudoca. Isola dei Famosi, Luca riporta a Marco le insinuazioni di Soeil. A Playa Uva, una volta terminata la diretta, i naufraghi si sono confrontati su ciò che è successo in puntata. Luca ha ammesso di essere molto preoccupato per la nomination, anche se gli piacerebbe molto rimanere. Poi l'ex concorrente di Amici ha fatto presente a Marco Maddaloni che Soeil, mentre non erano in collegamento con lo studio di Milano, ha insinuato delle cose ben precise su di lui. Infatti, Luca ha capito che Soeil ha dato a Marco del doppio giochista. Lo sportivo ha risposto così. Se lei pensa che non sono stato dalla sua parte, non ha capito proprio un C asterisco 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 appunto Isola dei Famosi, l'astio di Paolo Brosio nei confronti di Luca Vismara. I nominati della settimana sono Luca Vismara e Paolo Brosio. Il primo è stato il nome fatto dal gruppo, mentre il secondo dalla leader Soeil. Il giornalista, tuttavia, ha preso molto male questa nomination e ha parlato in termini poco carini del suo sfidante al televoto. Secondo Paolo, Luca è arrivato anche troppo lontano e dovrebbe volare un po' più basso visto che non è poi così conosciuto. Che cosa succederà nella prossima puntata dell'Isola dei Famosi? Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.